Bentornati all'appuntamento quotidiano con le ricette di Rete 8, ricette dei nostri cuochi abruzzesi. Oggi torna in puntata insieme a noi il nostro chef Mattia Spadone per una preparazione golosa. Ciao Mattia, bentornato. Ciao, grazie per essere ancora qui. Allora, oggi vi parlerò di un prodotto sempre nel nostro orto, le albicocche, dalle nostre piante. Facciamo un abbinamento abbastanza particolare con un sorbetto di cioccolato bianco e una spuma di albicocca in purezza, l'albicocca caramellata con la sua mandorla amara. Mi piace questo abbinamento, Mattia, perché comunque l'albicocca tende ad avere un sapore leggermente aspro, se vogliamo, quasi un po' acidulo. Quindi l'abbinamento con il cioccolato bianco, secondo me, è perfetto e creerà quell'equilibrio giusto tale da rendere questo dolce, sicuramente questo dessert, chiamiamolo così, super, super goloso. Poi le albicocche, prodotto di stagione, sono perfette da mangiare in questo periodo dell'anno, Sì, fanno queste bene. sono molto 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 buone. Le albicocche, vabbè, è uno dei miei frutti preferiti. Anche dei miei, sai. Poi Sì, è importante. in estate vanno mangiate perché preservano anche la pelle, insomma, dall'invecchiamento. Fanno bene anche per chi, insomma, tiene particolarmente all'abbronzatura. Io poi lo dico sempre, Mattia, Madre Natura ci fornisce sempre ciò di cui abbiamo bisogno nel momento opportuno. Quindi viva la stagionalità, consumiamo sempre prodotti di stagione. Sì. Allora, prima operazione Iniziamo da fare. subito. Prima operazione da fare, caramelliamo la nostra albicocca. Quindi zucchero di canna. Zucchero di canna. Ne mettiamo un po'. Accendiamo. E caramelliamo solo la superficie. Distanziamo un pochino. Solo la parte superiore. Sì. La bruciatura serve per equilibrare anche un pochettino il piatto, perché abbiamo tante note dolci, amare, quindi con la bruciatura gli andiamo a conferire un po' più di sapore. Mettiamo la nostra mandorlina amara, cioè il dentro dell'albicocca all'interno, quando lo zucchero è ancora caldo, in modo che rimane fissa. Ok. Poi lo iniziamo a appoggiare sul piatto. I nostri due frutti. Abbiamo fatto un crumble molto semplice di pane e pettine di albicocche. Addirittura con il pane è fatto. Sì, pane al lievito madre della nostra cucina e questa polvere di albicocche che viene aggiunta in cottura, quindi comunque abbiamo quasi un tutto tondo pure qui. Andiamo a mettere. Ah, un attimino vi spiego invece questa qua che cos'è. Infatti, infatti. Questa qua è una spuma di albicocche in purezza tagliata con una piccola percentuale di colla di pesce per renderla spumosa. E ovviamente poi ci aiutiamo anche alle pectine presenti nella buccia, quindi la parte gelatinosa, diciamo che l'albicocca già ce l'ha in tutto, quindi l'importante è farlo scaldare leggermente e così le attiviamo. E questa qua verrà messa dopo sopra il gelato. Ora vi spiego questo che è un sorbetto, invece questo qui è un sorbetto di cioccolato bianco. Lo andiamo a mettere, questo qua, il cioccolato, io uso sempre i cioccolati di primissima qualità, l'azienda che adopero sempre io è Varronat, che è un'azienda francese. Super prestigiosa, tra l'altro. Poi l'abbiamo conosciuta Che anche quando hai sì, fatto quando abbiamo la fatto le colomba. colombe. E niente, facciamo questa quenelle di gelato. La mettiamo al lato qui. Anche in questo dessert, un po' come la ricetta di ieri, hai utilizzato praticamente tutte le parti Sì. dell'albicocca. E poi finiamo con la nostra spuma. Che bella consistenza. Sì. E finiamo soltanto con la nostra polvere di albicocche sopra. Mamma mia, che bello. Comunque mi sembra anche un dessert molto leggero, È cioè. molto semplice, leggero, è molto bilanciato con la
con il cioccolato bianco. E secondo me è anche perfetto come fine pasto, perché sì, ovviamente poi, diciamo, dopo un pranzo ben strutturato, è, diciamo, un dolce non tanto dolce, nel senso che comunque c'è l'albicocca, che sostanzialmente è un frutto, e quindi abbiamo questo gelato, questa spuma, mi sembra veramente perfetto per la stagione estiva e anche in virtù della sua leggerezza, Mattia. Sì. Sì, e finisce bene, è buono come fine pasto, sinceramente, è veramente... Complimenti, complimenti. Grazie. Mattia, io spero di tornare presto a cucinare insieme a te, a scoprire i tuoi piatti che sono sempre ricchi di estro e di tanta creatività, ma soprattutto sono piatti in linea con la stagione, piatti che poi sono praticamente ispirati dall'orto che è qui di fronte, questo orto sinergico meraviglioso curato da Bruna, che lavora sempre dietro le quinte e che salutiamo, che però è fondamentale, veramente un grande pilastro di questa realtà e che grazie al suo lavoro fa sì che poi Mattia riesca a creare questi piatti veramente così meravigliosi e altrettanto semplici, se vogliamo, perché poi i piatti che ci hai presentato sono... Sì, oggi abbiamo presentato molti piatti semplici. Esatto, dove la componente vegetale è molto importante. Mattia, io ti ringrazio e come sempre ringrazio tutti i nostri telespettatori, tutto lo staff della Bandiera, ricordo loro che possono rivedere tutte le nostre puntate su YouTube, ce ne sono veramente tantissime, abbiamo ricette di ogni genere e cerchiamo sempre di coinvolgere tutti i cuochi abruzzesi, la grande squadra della ristorazione abruzzese. Io ovviamente ci tengo a ringraziare particolarmente Mattia per essersi messo a disposizione. Grazie a te, grazie a te. E per queste bellissime ricette, grazie a voi per essere stati insieme a noi. L'appuntamento con Chef in Cucina è quotidiano, vi aspettiamo tutti i giorni su Rete 8, la prima emittente d'Abruzzo. Sto per realizzare delle sagnette con i ceci. Delle sagnette. No, il mio piatto preferito, qual è? Quello devo rifare per forza. Che andrò forza a condire con un sughetto veramente semplicissimo. Sughetto grande, l'amico mio! Ma come stai? Io con sedano, carote. No, no, ma che disturbi, tranquillo. Dì, dì, no, tatti fermo! Che abbiamo, perché sedano, carote e cipolla tanto. Oh. Oh, non puoi capire, mi sono visto l'ultima di Lost. Fatto un secondo. Oh, visto Lost che è morto. Sì, mi manca l'ultima serie però. Si muove tutto bene. Che poi è un congelatore ed è veramente comodissimo perché è un'ottima base per realizzare sughi. Ma non sono te! Ma non lo sento! Magari anche per fare una genovese. No, ma non dica... Fa una cosa, chiamami all'altro numero. 348 21 12 742. Ok. Diciamo, ma chi è? Chi è? No, non per me. Pezzettini di verdura nel piatto, quindi in qualche modo sentarli. Se oh, mo ti sento bene. Fammi dire, ma tu dove stai? Semplicissimo, con questo trito. In Canada. In Canada. Ma scusa, ma ti chiamo io. Se spendi soldi così. Mo ti chiamo io. Aspetta un secondo. C'hai soldi te? Che è veramente eccezionale. Mo ti chiamo.